Benvenuti in questo nuovo video. Allora, credo che sia arrivato il momento di fare una piccola sosta per parlare, come poi qualcuno mi ha anche suggerito, delle simmetrie. Sì, perché nei video precedenti abbiamo affrontato un teorema assolutamente straordinario, che è quello della teoria delle stringhe, quindi diciamo che è una parte diciamo di fisica teorica che ha avuto uno sviluppo soprattutto alla fine del secolo scorso e che ancora oggi si discute sulla sua veridicità. Come abbiamo detto, la teoria delle stringhe non è possibile confermarla sperimentalmente, però ci sono sicuramente tutta una serie di lavori che sono stati portati avanti dai fisici teorici che ci fanno capire che ci sono all'interno di questa enorme struttura matematica delle verità profonde. Avremo poi, chissà, magari in futuro degli strumenti per poter andare ad indagare se effettivamente ci sono delle corrispondenze nel mondo reale, però per il momento possiamo dire che la teoria delle stringhe comunque è riuscita a fare in modo che si aprissero anche tantissimi altri campi della matematica e della fisica che ci sono poi utili per fare magari altre scoperte scientifiche o altri ragionamenti. Beh, parlare quindi di stringhe, teoria delle stringhe, ma anche della teoria quantistica dei campi, non lo si può fare se non si entra a piene mani nell'ambito delle simmetrie. Anzi, possiamo dire che in realtà che tutta la fisica non è altro che lo studio delle simmetrie. Fondamentalmente, quando si va a cercare cosa c'è in profondità dietro appunto a teorie di matematica, leggi fisiche, eccetera, si scopre che in realtà tutto è governato da queste famose simmetrie, di cui io ovviamente ho parlato nell'ambito dei miei video trascorsi, ma parlare di teoria delle stringhe, quindi di fisica teorica, senza ripassare un po', avere un quadro almeno così generale di quelle che sono le simmetrie è praticamente impossibile, proprio perché, e poi lo vedremo meglio, la teoria delle stringhe, non avendo appunto corrispettivi nel mondo reale, deve praticamente basarsi moltissimo su alcuni procedimenti che riguardano proprio le simmetrie. Le ho riportate qui, le famose simmetrie duali, di cui poi parleremo in dettaglio. Quindi, nei due video precedenti abbiamo visto la teoria delle stringhe bosoniche a 26 dimensioni, poi ho cercato così di illustrarvi molto genericamente diciamo la teoria di stringa in cui vengono inseriti anche l'altra parte del nostro universo, quello costituito dai cosiddetti fermioni. Però lì ci sono all'incirca 5 teorie diverse di stringa che verranno poi, vedremo come, unificate proprio da queste simmetrie diciamo l'unificatore di queste 5 simmetrie, di queste 5 teorie delle stringhe che sembrano così diverse, verranno poi unificate dalla cosiddetta teoria M di Witten. E questo, diciamo, ha comportato, come dicevo, la seconda rivoluzione della teoria delle stringhe nel 1995, quindi come vedete ci stiamo avvicinando molto alla nostra epoca. Però, come dicevo, è inutile avventurarci in queste in un ambito, come dicevo, abbastanza diciamo complicato dal punto di vista matematico, se non abbiamo un minimo di conoscenza di quello che è appunto questo concetto che è assolutamente pregnante nell'ambito della fisica, che è appunto il concetto appunto di simmetria. E parlando di simmetrie, non possiamo non citare uno dei personaggi nell'ambito della matematica più eccelsi,
che è appunto Emmy Noether. Io ho già citato Emmy Noether in altri video, era una straordinaria matematica, pensate che anche menti eccellenti come Hilbert, Felix Klein, insomma, si rivolgevano spesso a questa matematica straordinaria. Tra l'altro ha avuto nella sua vita, proprio perché donna, delle pochi riconoscimenti, diciamo così. Però rimane comunque assolutamente famosa nell'ambito della fisica per questo teorema di Noether. Che cosa dice il teorema di Noether? Riguarda ovviamente un tipo particolare di simmetrie. Le simmetrie che noi conosciamo in natura sono abbastanza, alcune sono abbastanza comuni. La simmetria che tutti conosciamo è quella che distingue destra e sinistra quando ci mettiamo, per esempio, davanti a uno specchio. Noi, la natura, tra l'altro, e di questo ne parlai già in un altro video, ha sfruttato anche le simmetrie. La prima simmetria è quella, diciamo, radiale. I primi organismi viventi avevano questa simmetria radiale, come potete immaginarla, come il Sole con i suoi raggi. Ma poi si è sviluppata quest'altra simmetria che ci caratterizza, che è la cosiddetta simmetria bilaterale. Ci sono comunque tante simmetrie, diciamo. Quella, per esempio, ci sono delle simmetrie che tra l'altro quindi vengono anche catalogate in maniera diversa. Vedete, le simmetrie le possiamo distinguere tra simmetrie discrete e simmetrie continue. E questa è una distinzione fondamentale quando parliamo del teorema di Noether. Simmetrie, diciamo, discontinue, per esempio discrete, sono quelle che riguardano, per esempio, non so, una carta da gioco. Le carte da gioco, avete visto che quelle che riguardano almeno le figure, quando voi le girate di 180 gradi, praticamente ottenete una simmetria perfetta. Quindi, diciamo, quelle sono simmetrie discrete perché bisogna appunto fare dei salti, no? A 90 gradi voi non ottenete nessuna simmetria, quindi bisogna praticamente che per avere questa simmetria che si ritorni, diciamo, che si faccia ruotare la carta di 180 gradi. Ma ce ne sono tante di simmetrie discrete e così anche di simmetrie continue. Un tipo di simmetria continua che poi vedremo, quella che a noi ci interesserà di più, sono quelle che riguardano lo spazio-tempo. Ovviamente, che cosa significa? Che noi nello spazio-tempo lo consideriamo continuo e in questo ambito immaginiamo anche che ci siano delle simmetrie che non fanno salti, diciamo così. Quindi sono continue come potrebbe essere, non so, una simmetria rotazionale, per esempio, di una sfera, no? Non ci sono punti dove dobbiamo fare, dove la simmetria, tra virgolette, si interrompe. Bene, le simmetrie poi possono essere anche divise in simmetrie locali, simmetrie globali, però entriamo in un altro ambito, poi magari ne parleremo in seguito, ancora più complicato, ma insomma lo schema poi si ramificherebbe troppo. Invece rimaniamo su cose più semplici e poi magari ne svilupperemo anche delle altre. Allora, il teorema di Noether apparentemente è abbastanza semplice, ma racchiude una verità profonda per quanto riguarda l'ambito della fisica. E il teorema dice molto semplicemente, ed è un teorema tra l'altro che si può scrivere appena appunto in un paio di righe: per ogni simmetria continua, quindi non discreta, ma per ogni simmetria continua, esiste sempre una corrispondente quantità fisica conservata. Quindi, se noi abbiamo una qualche simmetria, qui vedete ne ho riportate alcune, ma ce ne sono molte di più. Ripeto, la natura
ne ha usate alcune, come appunto dicevo, la simmetria bilaterale, la simmetria radiale, poi chiaramente ci sono ce ne saranno sicuramente delle altre. E io qui ho riportato la simmetria, appunto quelle speculari, che poi nell'ambito della fisica diciamo si chiamano anche simmetrie di parità, però qui entriamo diciamo in una simmetria speculare un pochettino più complessa e riguarda praticamente il mondo dell'infinitamente piccolo. Ma la simmetria invece speculare, quella che scambia destra, sinistra, eccetera, noi la conosciamo appunto sicuramente meglio. Poi sono le simmetrie rotazionali, no? La simmetria radiale che conserva praticamente quella di cui vi ho parlato, le simmetrie rotazionali. Vedete, se noi seguiamo quello che il teorema di Noether dice, che se c'è una simmetria continua, esiste sempre anche una corrispondente quantità fisica conservata. Qual è, per esempio, nell'ambito delle simmetrie rotazionali, una quantità fisica che viene conservata è il momento angolare, momento rotazionale, possiamo anche chiamarlo così, però in fisica lo chiamiamo momento angolare. Poi vedete, io qui ho riportato, ma qui l'elenco poteva essere veramente molto molto più ampio, però tanto per farvi vedere, queste simmetrie rotazionali sono quelle che possiamo tranquillamente vedere nel mondo classico, no? Facendo girare gli assi di rotazione in un sistema cartesiano, per esempio, tridimensionale. Ma ce ne sono altre che sono delle simmetrie che noi non vediamo e che sono, diciamo, più che simmetrie nascoste, sono sì simmetrie nascoste perché riguardano il mondo dell'infinitamente piccolo. Quindi sono delle simmetrie che noi non possiamo osservare macroscopicamente, però diciamo siamo riusciti poi a trovarle queste simmetrie, proprio partendo da questo concetto fondamentale che è assolutamente pregnante nell'ambito della fisica, che è quello che è appunto il teorema di questo teorema qua che abbiamo appena illustrato, il teorema di Noether. E vedete che qui ho riportato proprio queste famose simmetrie duali che riguardano le stringhe, di cui ho appena accennato. Poi ce ne sarà un'altra, altrettanto ho accennato anche alla teoria di Weyl, che poi la vedremo ancora meglio, che riguarda riguarda anche queste famose simmetrie di scala, o anche chiamate simmetrie di gauge, che riguardano sempre l'ambito della fisica. Nessuno vi parlerà in meccanica classica delle simmetrie di scala o delle simmetrie di gauge. Queste sono state praticamente scoperte proprio da Weyl, Hermann Weyl, il tedesco, che diciamo stava cercando di unificare il campo elettromagnetico gravitabili, insomma stava facendo degli studi che permettessero a questa nuova fisica che si stava venendo, si stava sviluppando, cercava appunto di unificare i vari campi e poi questa simmetria di gauge e di scala è stata prima abbandonata perché non funzionava in un determinato ambito, poi lo vedremo meglio, poi è stata ripresa e ha avuto poi un successo clamoroso. È vero che nei libri di fisica si parla tantissimo delle simmetrie di gauge, soprattutto nell'ambito del modello standard. Quindi vedete, ambito del modello standard sentite parlare di queste simmetrie di scala e di simmetrie di gauge, che riguardano tra l'altro le cosiddette cariche nucleari, ha a che fare anche con la carica elettrica, quindi cariche nucleari, quelle di cui io ho parlato in alcuni miei video, che riguardano sempre il modello standard, la famosa cromodinamica quantistica, i famosi colori, sapori, tutte queste cose che comunque di cui si parla anche in ambito divulgativo, non bisogna andare a prendere dei testi universitari, si parla di queste cariche di colore che si trovano quindi all'interno del nucleo. Le cariche di colore fanno parte dei cosiddetti adroni, cioè fanno parte praticamente della fisica nucleare.
mentre invece quella che noi conosciamo tutti quanti è la carica elettrica, che comunque, e qui ecco per esempio perché è così importante il teorema di Nernst, la carica elettrica è conservata, quindi quando noi facciamo praticamente qualsiasi esperimento nell'ambito e lavoriamo con le cariche elettriche, siamo certi che se una carica elettrica c'è, non sparisce e non si crea, quindi questa carica elettrica potrà muoversi da una parte all'altra, pensate per esempio al movimento delle cariche della corrente, no? Quindi le cariche elettriche in movimento e quindi la corrente di cui tutti abbiamo conoscenza, ebbene dietro la carica elettrica che è una quantità assolutamente conservata, vedete, una quantità fisica conservata, la carica elettrica, quantità fisica conservata, c'è una simmetria continua, come dice il teorema di Hemming-Hendel, e questa simmetria praticamente è, l'abbiamo scoperta in seguito, poi una simmetria di fase. Beh, mi fermo un secondo per raccontare un episodio, diciamo, abbastanza così simpatico. Mi ricordo che quando andavo a scuola feci una domanda al mio professore di scienze. Lui stava appunto spiegando il meccanismo delle cariche elettriche, quindi si parlavano di cariche positive e cariche negative, quello che facciamo sempre a scuola quando mettiamo il famoso meno sulla carica elettrica dell'elettrone, il famoso più sulla carica elettrica come carica elettrica del protone. Quindi li mettiamo in quest'ambito qui molto, in maniera molto semplicistica. La mia domanda fu al professore di scienze, ma qual era, chi ha messo queste cariche all'interno o sopra questi oggetti fisici, almeno così ci venivano presentati in un ambito, nella scuola, diciamo, come penso anche oggi siano presentati gli studenti almeno all'inizio. Bene, il mio professore per scienze, per far ridere un po' la classe, disse, c'è queste cariche, ce le mette tutte le mattine Dio prima di fare colazione. Chiaramente risata generale, ma perché riporto questo episodio? Perché effettivamente ci fa capire come la conoscenza dell'uomo è profonda. Noi potremmo anche tutto sommato accontentarci di descrivere il mondo in maniera semplicistica. Sappiamo che esiste la corrente, la sfruttiamo tutti i giorni, e sappiamo anche che questa corrente non sono altro che cariche in movimento, i trasportatori di queste cariche sono, nel caso nostro, sono gli elettroni, e quindi la spiegazione potrebbe finire qua. La domanda però, chi ha messo sopra l'elettrone queste cariche, potrebbe essere appunto quella di dire, ce la mette tutte le mattine Dio chi per lui, prima o dopo la colazione. Ma ci sembrerebbe una spiegazione plausibile, una spiegazione scientifica? Ovviamente non lo è. L'uomo non cerca mai strade semplici. La scienza, ecco, e qui c'è un po' il senso del mio canale, non si dirige mai su delle spiegazioni, diciamo, inverosimili, banali, ma cerca di capire la chiave profonda che sta dietro, la chiave di volta che sta dietro a questi processi, a questi fenomeni, diciamo così, che per secoli, millenni, finché non è arrivato l'uomo appunto che ha cominciato a ragionarci sopra, sono rimasti assolutamente misteriosi, spiegabili. E quindi, come vedete, la carica elettrica in realtà rientra in un discorso di simmetria di fase, quindi in un ambito estremamente complicato. Ovviamente i professori di scienze, di fisica, di matematica, prima di arrivare a parlare di simmetria di fase, eccetera, eccetera, si cerca, diciamo, di illustrare alcuni concetti in maniera più semplice, ma sotto c'è tanta matematica, tanta fisica e soprattutto concetti che sono ancora più profondi di quelli, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Bene,
Ora, tutte queste simmetrie più o meno, rispondono o comunque vengono indagate dalla cosiddetta teoria dei gruppi, teorie gruppali anche dette. Vedete, io qui ce ne sono diverse di teorie, sicuramente quella più famosa è quella che è stata utilizzata anche da Weil, come dicevo, è la teoria dei gruppi di Lie. Quindi Weil, oltre a queste simmetrie di scala, poi si agganciano praticamente a questa matematica nuova che riguarda appunto la teoria dei gruppi. Ora, ci sono delle regole, neanche poi così complicate, per stabilire se determinati elementi formano un gruppo oppure no. Vedete, gruppo lo possiamo scrivere in lettera maiuscola, questi elementi invece, questi elementi piccoli che fanno parte del gruppo, li chiamiamo G piccolo, possono appartenere al gruppo se ci sono delle regole, no? Affinché possiamo immaginare che possiamo pensare che questi elementi appartengono a questo gruppo. Ce ne sono diversi, tanti gruppi ovviamente di simmetria che riguardano appunto le simmetrie. Ne ho riportato qui sicuramente uno dei più importanti, che è il gruppo delle rotazioni degli assi ortogonali, che si chiama anche SO3. Ogni tanto spunta, no? Avete visto nel modello standard, la ritroviamo anche nella teoria delle stringhe, quindi, eppure appartiene praticamente a un gruppo di rotazioni classiche. O sta per ortogonale, 3 sono le dimensioni, quindi parliamo delle tre dimensioni spaziali. Questo S invece sta per speciale, perché poi ci sono anche gruppi di simmetria ortogonali o 3 non speciali. Questa, diciamo, la SO3 diciamo invece riguarda un gruppo di simmetria un pochino più un pochino più ampio. Bene, perché ho riportato questo gruppo di simmetria delle rotazioni degli assi? Perché sono quelle a noi più familiari. Noi prendiamo gli assi cartesiani, facciamo ruotare gli assi, l'asse Z, l'asse X, l'asse Y, visto che parliamo dei tre assi, in quanto parliamo il sistema normalmente cartesiano dove siamo noi è X e Y, ma noi dobbiamo immaginare di essere in uno spazio 3D, quindi ci basterà aggiungere l'altro asse, l'asse Z, che caratterizza uno spazio tridimensionale. Bene, una caratteristica interessante è che le teorie dei gruppi hanno praticamente una correlazione importante con gli spazi topologici. Quindi, come ho già detto in un video precedente, la topologia è qualcosa che allarga un po' l'ambito della geometria, no? Si parla appunto delle figure toroidali, tutte quelle cose lì. Bene, senza entrare nei dettagli, perché altrimenti, ripeto, ogni cosa di cui qui si parla si potrebbe star qui a discutere per ore, ma come potete immaginare, questa teoria dei gruppi, che è una teoria matematica, si riallaccia ovviamente poi a questi spazi topologici, perché chiaramente in realtà vanno a descrivere delle forme, chiamiamole così, geometriche, e quindi c'è una correlazione, per cui quando noi parliamo praticamente di teoria dei gruppi, possiamo inserirci anche dentro nell'ambito degli spazi topologici, e la matematica che andremo a utilizzare è di varia natura, appunto parliamo di matematica gruppale, però si adatta bene anche ai cosiddetti studi, ad utilizzare altri strumenti matematici come i vettori e le matrici. Quindi vedete, tutto un ambito, diciamo, di correlabile, insomma, queste cose che vi sto facendo vedere.
Facciamola un esempio concreto, altrimenti non riusciamo poi a capire dove possiamo andare a parare con questo bellissimo teorema di Amiel, con questo discorso legato alle simmetrie. Bene, per esempio, possiamo prendere in considerazione una cosa abbastanza singolare. Questo è soprattutto per farvi vedere che noi possiamo utilizzare quest'ambito della matematica sia in ambito classico che poi nell'ambito della meccanica quantistica. Però bisogna fare subito una precisazione. Il gruppo delle rotazioni degli assi SO3 va bene per una descrizione di una, non so, di un oggetto che noi vogliamo ruotare nel nostro mondo classico. Quindi se io voglio ruotare questo pennarello, lo ruoto, diciamo, lungo la direzione dell'asse X, dell'asse Z, dell'asse Y, e quindi facendo tutta una serie di calcoli, queste rotazioni fanno parte di un gruppo, il gruppo delle rotazioni degli assi, lo posso anche diciamo, visualizzare attraverso una matrice, e quindi rimango in un ambito assolutamente classico. Ma se io invece, per esempio, voglio applicare questa teoria dei gruppi alla meccanica quantistica, e per esempio la voglio applicare allo spin dell'elettrone, e devo chiaramente fare delle correzioni. Devo chiaramente sostituire la meccanica classica alla teoria quantistica. Perché? Per esempio, quando io faccio il prodotto interno vettoriale, quindi prendo questi due vettori e faccio il prodotto interno vettoriale, adesso non so qui qual è il simbolo del prodotto interno, io prendo questi due vettori che fanno parte del gruppo delle rotazioni degli assi, come dicevo, faccio questa operazione che si chiama prodotto interno vettoriale. Questo prodotto interno vettoriale mi darà delle lunghezze, degli angoli, quindi riguarda praticamente lunghezze e angoli di questi due vettori, che sono dei vettori classici. Ma quando io prendo, per esempio, voglio fare la stessa operazione con dei cosiddetti vettori di spin, le cose cambiano. Perché, diciamo, anche lo spin, come io ho sempre detto, può essere rappresentato da un vettore, no? Famoso spin up e spin down. Prendiamo praticamente la famosa pallina, no? E poi ci mettiamo una freccetta che va verso l'alto e la chiamiamo spin up, oppure la freccetta la possiamo mettere verso il basso, e allora diciamo che questo elettrone è uno spin down verso il basso, in direzione verso, e questo, diciamo, è la più semplice e banale rappresentazione che possiamo fare praticamente di un elettrone nel suo spin. Ma in realtà, matematicamente parlando, i vettori di spin non hanno la stessa natura di quelli classici, perché quelli classici noi li rappresentiamo, come ho già detto, con un sistema di tre assi X, Y, Z, mentre i vettori di spin appartengono, qui ecco perché io ho spesso parlato dei numeri complessi, perché vedete che poi tornano, i vettori di spin praticamente sono, per così dire, bidimensionali. Vedete, non hanno tre componenti, x, y, z, ma ne hanno due, alfa e beta, li chiamiamo alfa e beta, che vedete, questo simbolo significa che appartengono ai numeri complessi, quindi non ai numeri reali, quelli che conosciamo noi, di cui abbiamo più familiarità, ma appartengono a un altro gruppo, quindi un altro gruppo di numeri, che sono i numeri complessi, dove compare la famosa I, che sarebbe praticamente la parte immaginaria,
I numeri complessi, come sapete, sono rappresentati da una parte reale e da una parte immaginaria. Senza entrare adesso nei dettagli, perché poi ne ho parlato già in qualche video tempo fa, sono, diciamo, un gruppo ancora più ampio dei numeri reali, che sono a loro volta contenuti nell'ambito dei numeri complessi. Quindi i numeri complessi racchiudono come un gruppo più grande, che racchiude anche i numeri reali. Però questi numeri complessi poi hanno delle caratteristiche diverse, quindi quando ci andiamo a lavorare con i numeri complessi, che sono formati da una parte reale e una parte immaginaria, quindi una parte reale è il numero classico che noi conosciamo, la parte immaginaria è quella dove c'è la famosa i, che sarebbe uguale praticamente alla radice quadrata di meno 1. Questo è l'elemento che lega, questa è la parte i, sarebbe la parte immaginaria, questa radice di meno 1, ed è questo elemento, radice di meno 1, che caratterizza il mondo dei numeri complessi. Però questa radice di meno 1, come spiegai in un video passato, ha delle implicazioni importanti, cambia molto, le nostre procedure matematiche. E siccome stiamo parlando di meccanica quantistica, come avete già visto, no? La famosa unità immaginaria, noi la ritroviamo anche nella famosa equazione di Schrödinger, dove appunto nella parte sinistra la prima cosa che troviamo è proprio questa parte immaginaria, che è fondamentale nella meccanica quantistica. Vedete, quindi i vettori di spin fanno parte li possiamo rappresentare nell'ambito dei numeri complessi, dove vale appunto dove c'è questa famosa unità immaginaria, radice di meno 1. E il prodotto interno vettoriale, che nell'ambito della fisica classica e dello studio dei vettori nell'ambito della fisica classica mi darebbe, della matematica, dei vettori classici, mi darebbe praticamente lunghezze e angoli. Invece, quando vado a fare il prodotto interno vettoriale, avendo a che fare con numeri complessi, quindi con vettori complessi, vedete, alfa 1, beta 1, prodotto interno vettoriale alfa 2, beta 2, quindi due vettori, ma non più questi vettori classici, due vettori che fanno parte dei vettori complessi, quindi diversi da questi, un po' diversi, sempre vettori, ma vettori nell'ambito della matematica, diversa, otterrò non più lunghezze e angoli, ma delle probabilità. Ecco cosa distingue il mondo classico, no, dal mondo della meccanica quantistica. Che nel mondo classico, come abbiamo detto più volte, io ho, tra virgolette, delle certezze, ho delle traiettorie precise, ho delle entità che noi riteniamo essere quelle sempre, e sono assolutamente distinguibili nel luogo, nello spazio, come enti identitari, quindi possiamo distinguere una pallina da un'altra, magari anche se sono perfettamente uguali, però ci posso mettere un segno sopra, no? Le posso colorare. Mentre invece, nell'ambito della meccanica quantistica, le cose sono completamente diverse. Mi spiego meglio. Nell'ambito della meccanica quantistica noi non abbiamo enti così distinti, no? Ma abbiamo le famose, questo ovviamente chi conosce anche proprio il minimo di meccanica quantistica sa che ci sono le sovrapposizioni quantistiche. L'elettrone può fare l'effetto tunnel, ci sono quindi tutta una serie di
L'elettrone tra l'altro non è assolutamente distinguibile da un altro elettrone, non lo posso praticamente segnare in alcun modo, quindi due elettroni sono perfettamente identici e questo, poi lo vedremo meglio, caratterizza proprio tutta la statistica della fermionica, dei fermioni, appunto degli elettroni, la distingue da quella bosonica, eccetera. Quindi queste caratteristiche che fanno parte, sono inside nella meccanica quantistica e non nel mondo classico dove noi distinguiamo le cose, non possiamo, se abbiamo due sfere non è che le possiamo mettere in una sovrapposizione di stati, non esiste una sovrapposizione di stati. Se una pallina è A, l'altra pallina è B, le possiamo avvicinare, le possiamo far toccare, ma non esistono, diciamo, delle sovrapposizioni quantistiche, mentre invece l'elettrone lo possiamo mettere in sovrapposizione quantistica. E vedete che quindi quello che io vado a fare in meccanica quantistica non sono delle misure, diciamo così, certe, delle misure che mi dicono in maniera inequivocabile, diciamo, che cosa, il valore preciso, no? Quindi delle misure perfette, diciamo così, che le possiamo immaginare in ambito classico, ma come abbiamo visto in meccanica quantistica non possiamo parlare di misure perfette, perché sappiamo già che la misura è qualcosa che va a disturbare il sistema quantistico. Quindi già nel momento in cui faccio la mia misura disturbo il sistema quantistico e quindi questo sistema quantistico cambia, per cui io otterrò nell'ambito della meccanica quantistica, come abbiamo sempre detto, delle probabilità, delle densità di probabilità, come quando andiamo a studiare un elettrone in un determinato spazio, in un determinato luogo, in un determinato ambito fisico, noi anche quando è incastrato l'elettrone nella struttura atomica non possiamo dire con certezza in che punto è, anche lì, sebbene è più confinato rispetto a quando è libero, però anche lì dobbiamo immaginarlo come un ente fisico che non è perfettamente, questo lo dice il principio di indeterminazione di Heisenberg, non è perfettamente fisso in un punto preciso nello spazio e nel tempo, ma sarà distribuito con una sua densità di probabilità, diciamo, nell'ambito, diciamo, della sua orbita intorno al nucleo, semplificando un po' il concetto. Quindi noi parleremo sempre di probabilità. Quindi nell'ambito della fisica classica, quindi utilizziamo dei vettori, no? Dei vettori, e poi facciamo tutta una serie di operazioni, però possiamo andare a misurare perfettamente delle lunghezze degli angoli. Nell'ambito invece dei vettori di spin, noi possiamo fare delle operazioni tenendo però conto che questi vettori di spin sono un po' diversi da quelli classici. Sono, diciamo, dei vettori che si portano dietro una precisione classica, ma piuttosto un ambito di probabilità. E quindi vedete che facendo il prodotto interno vettoriale, il prodotto interno, quindi di due vettori di spin diversi, io questa volta otterrò una probabilità e quindi non rientra più però in questo gruppo SO3, in questo gruppo delle rotazioni speciali ortogonali di dimensione 3, ma rientra in un altro ambito gruppale, dove chiamerò praticamente SU2. Vedete, due sono le dimensioni, tra l'altro qui avevamo un vettore tridimensionale, qui abbiamo detto un vettore bidimensionale complesso, quindi bidimensionale, quindi da 3 siamo passati a 2 dimensioni. E U sta per unitario, S sempre speciale. Ora, ovviamente tra il gruppo delle rotazioni SO3 e questo nuovo gruppo
SU2 legato più all'ambito probabilistico, ovviamente ci sarà una relazione, relazioni gruppali o relazioni anche topologiche, perché abbiamo detto che quando parliamo di gruppi, no? Teoria dei gruppi, c'è un'intersezione con gli spazi topologici, quindi avremo sicuramente delle attinenze, ovviamente qui parliamo di concetti profondi, quindi non è facile immaginare o vedere queste cose, sono anche visualizzabili in qualche modo, però diciamo, qui bisognerebbe disegnare, non so, delle sfere, la due sfera, la tre sfera, che sono praticamente degli, come possiamo dire, una sorta di artefatti per cercare di capire come muoverci in questi ambiti, diciamo, geometrici, topologici, quindi poter in qualche modo visualizzare un po' quello che avviene. Ma senza entrare troppo nei particolari, possiamo dire che lo spin ha una simmetria rotazionale pari, non, come vi ho detto già in qualche video, a 360 gradi, ma ha una simmetria rotazionale pari a 720 gradi, il doppio, pari a 4 pi greco. Ora, che cosa significa questo? Che, vedete, la stranezza, diciamo, del mondo della meccanica quantistica rispetto al nostro, che ci sono cose che ci sembrano assurde, ovvero praticamente quando immaginiamo che questo sia il nostro vettore di spin e che quindi questo vettore, diciamo, sia l'asse dove ruota, no? Questa sorta di pallina che possiamo immaginare come essere un elettrone. Ho sempre detto che questa non è un'immagine veritiera, ma supponiamo che noi, siccome stiamo parlando in realtà di assi di rotazione, di spin come una sorta di rotazione interna dell'elettrone, proviamo ad immaginarcela in maniera classica. Allora, se noi ce la immaginiamo in maniera classica, noi diciamo che come si fa praticamente a far sì che, se qui noi ci mettiamo un più, per esempio, no? Quando è che questo ritorna ad essere più? In termini classici io devo fare una rotazione, praticamente basta che io ruoto questa pallina di 360 gradi, mi faccio fare praticamente una rotazione completa e io riottengo praticamente la stessa parte, diciamo la stessa faccia con questo più davanti. Quindi per rivedere questo più, no, devo fare una rotazione completa, no? anche su un cilindro potrei far vedere, se io metto qui un piccolo più, poi vedete adesso la ruoto di 90 gradi, altri 90, 180, no? faccio una rotazione completa e alla fine praticamente ottengo praticamente una rotazione di 360 gradi. Ma in questo caso, se io ruoto di 360 gradi, non ottengo praticamente questa figura qua, ottengo ancora questo segno più che io avevo messo, cosa che supponendo che si possa fare, non lo vedo dopo 360 gradi, ma deve fare addirittura due giri, quindi un doppio giro, per poter tornare all'origine. Questa è una cosa particolarmente difficile da capire, ma è proprio la caratteristica dello spin dell'elettrone, di tutti gli spin pari a un mezzo, i cosiddetti spin frazionari, che sono diversi da quelli bosonici. Quindi gli spin che caratterizzano questi fermioni, come per esempio l'elettrone e anche altri, insomma, che hanno lo stesso spin frazionario, bene, per tornare hanno una simmetria rotazionale non di 360 gradi, come tutti gli oggetti classici, ma di 720 gradi, quindi devono fare un doppio giro per tornare praticamente al punto di partenza. Beh, questa è una cosa veramente straordinaria, che ci fa capire come la meccanica quantistica si differenzia dal mondo classico. Nel mondo classico non dobbiamo fare due giri per tornare praticamente al punto di partenza, basta praticamente ruotare su noi stessi di 360 gradi. Eppure, questo quindi, quello le regole che valgono
nel mondo classico non valgono più, o comunque non valgono sempre nella stessa maniera nell'ambito della meccanica quantistica. Per cui la simmetria rotazionale di 4π greco e non 2π greco dello spin è legata proprio a questa natura dove ci sono, a questa natura dove, che segue praticamente una simmetria gruppale SU2. Quindi non stiamo parlando più di questa simmetria SO3 che si verifica in ambito classico, ma i vettori di spin fanno parte di un altro gruppo, che è il gruppo S, che è il gruppo speciale unitario 2. Quindi vedete, due vettori, ma due vettori diversi, quello classico e quello quantistico, sono praticamente due vettori che non possiamo trattare alla stessa maniera. E ci danno infatti, danno luogo infatti, ci descrivono infatti due fenomeni diversi. Un fenomeno rotazionale, no, di una pallina che ritorna allo stato iniziale, quindi uno stato simmetrico dopo una rotazione di 360 gradi, e un elettrone che ritorna allo stato originale non dopo 360 gradi, ma dopo 2 giri, dopo 720 gradi, dopo due rotazioni praticamente, quindi dopo due rotazioni spaziali. Quindi completamente diverso. E quindi che cosa succede? Che, e per concludere questo video, che mi rendo conto un po' complesso, ma comunque è fondamentale, assolutamente fondamentale, perché ci fa capire che le simmetrie, quando poi noi le studiamo nell'ambito classico, benissimo, ci sono uomini, cioè, poi quando le studiamo nell'ambito della meccanica quantistica, queste simmetrie possono essere un po' diverse da quelle classiche. Quindi quando parliamo di simmetrie rotazionali nel mondo classico, non è che le possiamo, come dire, vedere anche così come sono nel mondo quantistico, vanno un po' reinterpretate, proprio perché la meccanica quantistica è diversa dal mondo classico. Ma diverso come, non perché ci siano dei chissà quali misteri, semplicemente perché ci sono, diciamo, spazi topologici, geometrie conformazionali, matematiche che le descrivono, eccetera, che sono diverse. Quindi non c'è niente di misterioso, non è che è un mistero il motivo per cui praticamente l'elettrone debba fare due giri per ritornare. Al suo posto. Tra l'altro ci sono anche in ambito classico il famoso nastro di Möbius, dove praticamente è famosissimo, tra l'altro riportato anche in alcuni quadri di famosi di Escher, dove si vede praticamente questo nastro che è fatto in modo tale per cui praticamente per tornare al punto di partenza dovete fare un giro, dovete fare praticamente due giri. Quindi, se vogliamo, il percorso che deve fare lo spin dell'elettrone per tornare al posto suo è quello che dovrebbe fare passeggiando sopra il nastro di Möbius. Che, ripeto, se andate a cercarlo, lo trovate riportato dappertutto e anche in alcuni quadri di Escher, come dicevo, è un oggetto fisico-matematico estremamente famoso, quindi non è che stiamo parlando di cose così straordinarie, lo è però perché descrive un oggetto fisico della meccanica quantistica. Per concludere, ora voi vi starete chiedendo poi, tutto sommato, qual è l'utilità di tutto questo discorso, no? Prescindere dalle simmetrie, ovvero, insomma, poi vedremo, ci fanno capire, ci spiegano praticamente il motivo per cui l'universo è fatto in un certo modo. Ma in questo esempio che io ho riportato, insomma, arrivare a capire perché, diciamo, sapere il motivo per cui questo spin dell'elettrone debba fare due giri per ritornare al punto di partenza, ne debba fare uno, ne debba fare due, ne debba fare tre, vuol dire che poco cambia. In realtà non è così. Perché è proprio questa simmetria rotazionale dello spin dell'elettrone che lo caratterizza
e caratterizza appunto tutta la materia fermionica, tutta la statistica, insieme ad altre cose ovviamente, eccetera. Per cui è proprio questa caratteristica dello spin che molto probabilmente determina la natura del fermione, la natura della materia, e la materia di cui tutti noi siamo fatti. Quindi non è, come dire, una semplice curiosità matematica, geometrica, topologica, chiamatela come volete, ma è determinante nella costituzione dell'universo nostro così come è fatto. Tant'è vero che, siccome, come sapete, noi almeno teoricamente no, possiamo mettere lo stesso elettrone in una sorta di sovrapposizione quantistica, se noi mettiamo in sovrapposizione quantistica un elettrone, possiamo determinare praticamente attraverso, per esempio, immaginiamo di metterci un campo magnetico. Il campo magnetico ha la proprietà siccome l'elettrone ha una carica, quindi se io lo sottopongo a un campo magnetico, posso far variare praticamente lo spin. C'è una sorta di, si chiama appunto rotazione di Larmor, credo, una cosa del genere, ma comunque, insomma, adesso senza entrare come al solito troppo nei dettagli, se io però riuscissi a fare questa operazione, diciamo così, credo che sia stata fatta, per esempio, nell'ambito della interferometria interferometria neutronica, credo. Però, poi non so se è stata fatta anche in altri ambiti, adesso chiaramente queste sono cose estremamente particolari, ma se si riesce appunto in questa sovrapposizione quantistica di questo elettrone a creare, quindi a farne girare uno a 360 gradi e l'altro uguale a 360 gradi, quindi due rotazioni di 360 gradi, io praticamente ottengo uno sfasamento. Quindi, quindi quando li rimetto insieme questi due elettroni non saranno più in fase, ma posso addirittura sfasarli, proprio perché la loro simmetria è 4π greco, non è 2π greco. Quindi se io riuscissi a separarli, no, e fargli fare queste rotazioni magari attraverso un campo magnetico e poi li rimetto insieme, potrei praticamente osservare uno sfasamento che si chiama proprio appunto interferenza di fase, e quindi questi elettroni praticamente si troverebbero sfasati e questo porta delle interferenze nell'ambito appunto della materia, che ovviamente la natura ha pensato bene di evitare in qualche modo. E questo è il motivo per cui poi noi abbiamo i fermioni, i bosoni, che sono diversi, hanno spin diverso, e questo spin è, ecco, il motivo per cui è così fondamentale nella descrizione della materia che costituisce il nostro universo. Va bene, mi rendo conto che, insomma, che questo video era abbastanza, diciamo, un po' più semplice per quanto riguarda il discorso sulle simmetrie, non è che abbiamo detto grandi cose, però poi quando le andiamo ad applicare, e quindi entriamo nell'ambito più tecnico, no, dell'uso appunto qui non è che abbiamo utilizzato nulla, no? Cioè, la teoria dei gruppi di Lie, eccetera, sono estremamente complicate, richiedono appunto sempre studi universitari, però così, ecco, giusto per farvi vedere come poi applicandola proprio nell'ambito fisico, queste simmetrie, queste teorie dei gruppi, questi spazi topologici, eccetera, ci portano poi a capire bene proprio la natura, anche a livello quantistico, della meccanica quantistica, degli oggetti fisici del nostro universo, del micromondo del nostro universo, perché parliamo, chiaramente stiamo parlando dello spin di un elettrone. Bene, con questo mi fermo e riprenderemo però ancora qualche concetto
importante, sempre andando un po' a rivedere un po' questo, ancora gli sviluppi del teorema di Noether, e poi riprenderemo anche a parlare di teoria delle stringhe. Grazie, al prossimo video.